Buonasera cari telespettatori, ecco l'informazione di Elba Press. questa sera una bella notizia. In apertura, durante i lavori di Terna per l'interamento dell'elettrodotto all'altezza delle grotte sulla provinciale che da Portoferraio porta a Porto Azzurro è stata fatta una bella scoperta. Sono stati infatti trovati durante gli scavi nuovi reperti archeologici che... Potrebbero essere del muro che dalla villa delle grotte porta fino alla cisterna che si trova a monte della strada. Abbiamo fatto delle immagini, c'è il servizio terna sta effettuando alcuni lavori approvati dalla soprintendenza di Pisa e Livorno con prescrizioni archeologiche nella zona delle grotte. Data la vicinanza del percorso a siti di interesse archeologico, dal momento che il tracciato interessa la strada sulla quale si affacciano sia il complesso archeologico delle Grotte, sia la cisterna superiore un tempo collegata alla villa sottostante, la soprintendenza ha prescritto il controllo archeologico in corso d'opera di tutto il tracciato. La dottoressa Deborah Ascione della ditta SAP di Mantova, che effettua la sorveglianza per conto di Terna, è stata in contatto in tempo reale con la dottoressa Lorella Alderighi, funzionario archeologico della Soprintendenza, ed ecco che al di sotto del manto stradale, nel lato verso la collina sovrastata dalla cisterna romana, sono affiorati resti di strutture con pietre dello stesso tipo e colore di quelle monumentali delle grotte, ovviamente in relazione con esse. Questa scoperta, casuale, seppur attesa, giunge in un momento assai opportuno. Infatti da poco la soprintendenza, a seguito di un progetto presentato al Ministero della Cultura, ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro per il restauro, la messa in sicurezza e lo studio delle due cisterne romane delle grotte, sia di quella superiore che è demaniale, sia di quella inferiore che essendo inglobata all'interno della villa romana è anch'essa di proprietà della fondazione Villa Romana delle Grotte. Questo ritrovamento e il finanziamento del Ministero della Cultura permetteranno di effettuare anche ulteriori scavi nel terreno di proprietà demaniale alla ricerca di informazioni e chiarimenti sulla funzione della cisterna superiore e sulla presenza di eventuali altri vani o strutture murarie. L'importante ritrovamento non rallenterà i lavori dell'elettrodotto che proseguiranno secondo il programma già definito. Ed è attualità. Quello di cui andiamo a parlare nel prossimo servizio. Parliamo del caro bollette. Tutti voi avrete ricevuto purtroppo le nuove bollette con i rincari, sono delle fatture shock. Siamo andati fra la gente a sentire cosa ne pensano e come pensano di poter risolvere questo problema. Non solo le aziende stanno denunciando il caro energia, anche alle famiglie stanno arrivando le prime bollette con importi raddoppiati in un anno a parità di consumi. E sono tante le famiglie che in questi giorni stanno leggendo con i propri occhi sulle fatture le cifre stratosferiche annunciate già dalla fine dello scorso anno. Così c'è chi sta pensando di togliere la debito sul conto corrente per pagare quanto sarà possibile e chi, invece, smette di andare anche quelle poche volte al mese a pranzo o a cena fuori. L'obiettivo è cercare di risparmiare, in un momento tutt'altro che facile economicamente. I pensionati fanno i conti al centesimo, qualcuno incarica i figli di occuparsene, ma alla fine la soluzione sembra solo una, risparmiare. E' molto, no, 223, no, 223 mi è arrivato. Rispetto a quanto gli arrivava prima. 80, 85. So che c'è l'aumento, è una cosa brutta, insomma. È un bel problema, cioè il folletto non si usa più. Cioè, ti levi tante belle cosine, anche se io eh, cioè, se ne può fare benissimo, a meno. Ma perché? Io ora non ho più animali, ma quando avevo sia il cane che il gatto eh, era importante passare il folletto tutte le mattine, te che dici non si usa più. Privarsi ancora di sempre di più, ti devi privare delle cose. Io dormo con la luce accesa, Adesso ho preso il lampadino proprio dal cimitero perché c'è poco a fare. Io dormo con la luce accesa, chi ne tocca? il piccolo, sempre il piccolo ai tocca. È, è un'altra botta abbastanza rilevante che è sulle spalle di questa gente per cui indubbiamente il governo avrebbe dovuto pensarci un po' prima per cercare di trovare delle, delle, delle posizioni, degli atteggiamenti, delle iniziative che potessero limitare questo che è un gravame. Enorme sulle spalle di gran parte del popolo italiano. Risparmiare per uno che già risparmiava prima e non riusciva ad arrivare in fondo al mese, risparmiare significa arrivare sotto la soglia di quella che viene chiamata la povertà oggi, considerato che ci hanno abituati a vivere in un certo modo. Bisognerebbe che tutti si cominciasse un po', ma non è un discorso semplice questo: da fare da giorno all'altro, a fare una vita diversa di quella di prima. Bolkestein, parliamo di demanio, c'è stata la nuova legge che è subito assurta le cronache con molte polemiche, l'assessore regionale al turismo Maras dice che la proposta è un passo avanti verso una buona riorganizzazione del comparto. Continuare a chiedere di non applicare la Bolkestein è inutile, commenta l'assessore al turismo della Toscana Leonardo Marras, convinto che la proposta del governo sulle concessioni balneari sia dunque un passo in avanti. Se ne discute in queste ore ed è giusto così chiosa, perché è una questione che interessa migliaia di imprese e di grande importanza per molte regioni. Ma il tempo concesso è oggettivamente troppo breve per consentire ai comuni di definire gli atti delle selezioni a dividenza pubblica, si dice l'assessore preoccupato. E poi ci sono ancora elementi da chiarire, come il perimetro delle concessioni ancora valide oltre il 2023 ed altri da migliorare affinché ci sia maggiore spazio per l'autonomia locale e regionale, dato che ogni realtà ha specificità che difficilmente possono essere rispettate da una disciplina nazionale. Marras annuncia la convocazione prossima e veloce del tavolo istituzionale con i sindaci, dopodiché insieme a comuni ci sarà un confronto con le associazioni del settore in modo successivamente di riportare tutte le valutazioni maturate a livello nazionale ...convegno in, nella scuola e si chiama artisticamente e si tratta di teatro nella scuola gli istituti elbani si collegheranno via zoom telematicamente con la primaria Oru di Varese, la scuola dell'Elba, infatti è coinvolta in questo progetto. Il Teatro Scuola prevede questo collegamento in streaming e poi subito dopo un workshop nella stessa sede. L'iniziativa poggia su una visione culturale di piccola scuola come scuola diffusa, centro di aggregazione per la comunità, un riferimento per il territorio. Che, diviene, che diventa partner educativo e favorisce un sistema formativo allargato che beneficia di risorse che possono essere utilizzate a favore della scuola per ridefinire un nuovo curriculum. E adesso ci lasciamo, prima delle ultime notizie c'è la pubblicità. Venerdì 18 febbraio al Cinema Teatro Flamingo di Capoliveri arriva la comicità tutta toscana di Gianni Giannini, conosciuto molto nel pubblico per le sue apparizioni televisive in uh, trasmissioni importanti delle reti nazionali come Domenica in, oppure in uh, molti film, e fra questi anche Amici miei, oppure nelle serie tv e fra queste la squadra oppure i Carabinieri. Gianni Giannini è anche conosciuto per le sue performance dal vivo nei teatri grazie alla sua spiccata comicità toscana. L'evento è organizzato dall'amministrazione comunale di Capolivri della Proloqua e dal Teatro Cinema Flamingo ed è ad ingresso gratuito. E con quest'ultima notizia abbiamo concluso il telegiornale di oggi, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.